ciao ragazzi, eccomi qua con una nuova ricettina semplice, semplice. Penso che questa, secondo me, potrebbe essere la ricetta più semplice in assoluto tra tutte le centinaia di video che ho fatto qua su YouTube. Veramente super super semplice. Però è tanto tanto carina, veramente fantastica e credetemi, vi darà tanta soddisfazione. Veramente vi occorrono soltanto tre ingredienti per poterla fare e quindi veramente vi consiglio di farla perché vi piacerà tantissimo. La potete utilizzare sia sul viso che sul corpo, ma anche sui capelli. Come sapete, a me piacciono molto le cose multifunzioni, no? È un prodotto completamente naturale, è un prodotto che fa benissimo perché comunque non ha conservanti, non ha ingredienti dannosi, è completamente naturale, fa benissimo tanto alla pelle. Veramente io a chiunque l'ho regalato mi hanno fatto i complimenti perché veramente troppo troppo carino, quindi vi dico che è facile da fare, però contemporaneamente anche molto bello e molto efficace, quindi vi consiglio di farlo. Iniziamo subito, facciamolo assieme e poi dopo vi faccio vedere anche l'applicazione sul mio viso. Eccoci qua, quindi iniziamo subito con una ricetta che io adoro adoro tantissimo. L'andrò a mettere in questo bellissimo contenitore di haul packaging che vi ho fatto il video, appunto, di tutti i contenitori che mi hanno mandato, veramente bellissimi, strafighi, e in particolare questo è uno dei miei preferiti perché è un vasetto che sembra tutto di Swarovski, bello luminoso, è di plastica, ma non sembra, è leggerissimo, è troppo troppo carino anche come idea regalo, quindi questa qua farà la sua bella figura qua dentro. Vedete, c'ha pure questo qua, che poi questi cosi io li butto sempre perché mi danno fastidio. Mi piace direttamente che l'apro, devo sentire il profumo, però a parte gli scherzi, servono a far conservare meglio il prodotto che c'è dentro ed è troppo troppo bello. Quindi adesso lo andiamo a riempire, che bello, io sono troppo troppo contenta. Come al solito guardate sul blog www.caritadolce.com, dove vi scriverò un post correlato con tutte le informazioni, se vi manca qualche ingrediente, se ad esempio qualcosa non lo avete, volete fare delle modifiche tranquillamente. Il mio amato burro di karité, che lo stra adoro e va benissimo per idratare sia la pelle del viso che del corpo. Questo in particolare della Farmacia Vernile, uno dei miei preferiti in assoluto. In questo periodo dell'anno è bello morbido, vedete, è una crema proprio che veramente anche da spalmarlo così sul corpo va benissimo. Nel caso in cui dovesse far più freddo, quindi magari non so se in inverno eccetera, vi consiglio di ammorbidirlo un pochino a bagnomaria o sul termosifone, di modo che potete facilmente fare la ricetta e mescolarlo a tutti gli altri ingredienti. A questo punto ci aggiungo il gel d'aloe vera, che io lo adoro tantissimo. Sono veramente gli miei ingredienti più amati, il burro di karité e il gel d'aloe vera, perché sono ottimi sia sul viso che sul corpo e sono entrambi molto lenitivi, quindi per idratare e nutrire la pelle secca ma anche quella mista, perché entrambi non sono comedogeni. In particolare il gel d'aloe vera tende a rendere questo prodotto molto leggero, molto asciutto, quindi per niente untuoso, quindi lo puoi utilizzare veramente chi ha qualsiasi tipo di pelle. E questo prodotto inoltre è molto elasticizzante, quindi lo potete utilizzare anche per prevenire e combattere le smagliature. A questo punto, ragazzi, andiamo a mescolare la nostra cremina. Quindi mescolate, mescolate, mescolate. Questa è la parte più difficile perché sto scherzando. Perché è talmente difficile mescolare col cucchiaino che non so, se sarete tutto in grado di farlo. Scherzi a parte, ragazzi, come vi dicevo, è davvero semplice. Occorre solo mescolare, mescolare, mescolare. Vi potete anche aiutare con, ta-da, lo strumento magico, questo qua per fare il cappuccino. Se utilizzate questo, fate anche prima, perché ovviamente questo qua vi aiuta a mescolare, però ovviamente dato che il composto è molto denso non sarà facile, vedete? Quindi comunque anche col cucchiaino, se no potete anche prendere un frullatore. Comunque io, dato che non mi piace sporcare il frullatore perché dopo poi lo devo lavare, quindi andrò col cucchiaino. Ok ragazze, già si è tutto unito. Adesso l'ultima cosa che faccio, un olio,
Allora, come olio io vi consiglio uno di questi quattro, ma io ne utilizzerò solo uno, ve li faccio vedere per darvi delle alternative. Potreste utilizzare l'olio di argan, che è molto nutriente, idratante, elasticizzante. Potreste utilizzare l'olio di monoi, che è un olio anche molto profumato e quindi vi profuma direttamente il vostro prodotto senza aggiungere una fragranza. Potreste utilizzare l'olio di elicriso, che è un olio molto lenitivo, quindi indicato appunto per le scottature, appunto per lenire la pelle, ma anche per mantenerla elastica e nutrita. E poi c'è l'olio di calendula, anch'esso molto lenitivo e molto elasticizzante. Oppure infine potete utilizzare l'olio di mandorle, che è un olio molto molto semplice, anch'esso che combatte e previene le smaiature e mantiene la pelle morbida e elasticizzata. L'aspetto sì, è quello tipo di una panna montata, ecco perché vi dicevo, potete anche utilizzare il frullatore e vi viene ancora più montato, tipo panna montata, però se come me volete fare i muscoletti nelle braccia, allora usate il vostro braccio. A questo punto ragazze, la nostra ricetta è finita, i due ingredienti che vi faccio vedere ora sono del tutto facoltativi, quindi potete anche non metterli, se ce l'avete li mettete, se no non vi preoccupate, e sarebbero la vitamina E, il tocoferolo, che è appunto un ingrediente super lenitivo, elasticizzante, fa tantissimo bene alla pelle, la vitamina principale per la pelle, io ce l'ho quindi ce lo metto, ma anche solo così è una ricetta bomba, veramente, lo metto proprio perché ce l'ho, quindi non vi preoccupate assolutamente. Una goccina di questo qua, e sempre se volete potete mettere un olio essenziale, ad esempio quello di menta piperita, che rende il prodotto molto rinfrescante, oppure la fragranza. Io ad esempio metterò la fragranza di mandorle, appunto perché questo colore bianco della cremina mi ispira molto la mandorla, io adoro la fragranza di mandorle sulla pelle, ho fatto proprio una cremina alla mandorla, karité e gel d'aloe vera. Qua la nostra cremina mousse è fatta, veramente guardate che bell'aspetto. In questo video vi ho dimostrato davvero che con tre ingredienti è possibile fare qualcosa di molto molto carino, una crema molto molto funzionale, e perché veramente quelli indispensabili sono tre ingredienti, il burro di karité, il gel d'aloe vera e un olio a vostro piacere, poi gli altri vi ho detto erano facoltativi. Questa la potete utilizzare sia sul viso che sul corpo, ma anche sui capelli, dove volete voi, è veramente ottima, è delicata, la potete utilizzare anche ad esempio sui bambini, cambio pannolino, perché veramente è super leggera, è nutriente, va bene per tutto, anche dopo la depilazione, per prevenire le smagliature, veramente per tutto. Io la vado a mettere qua dentro nel mio bellissimo contenitore che vi ho fatto vedere prima. Che bella, dite la verità, non è bellissima, è super invitante, poi perché c'ha un profumo di mandorla, quindi a me veramente verrebbe voglia di mangiarla, sembra tipo la pasta di mandorle, favolosa. Eccola qua ragazze, poi messa in questo contenitore è ancora più figa, perché troppo troppo carino, veramente sembra tipo di cristallo, tutto pregiato. Se guardate la consistenza è bellissima, è super liscia e sofficiosa, non so se si riesce a capire dalla telecamera la sofficiosità, adesso ci puccerò tutte le dita dentro per farvi capire la sofficiosità di no, ma veramente è troppo cioè sembra un misto fra uno yogurt, la panna, qualcosa di molto sofficioso e molto molto bello. Comunque è fantastica, ha una consistenza divina. Io l'adoro praticamente, perché la cosa bella di questa crema è che quando te la applichi subito si assorbe, non fa scia bianca, guardate, non lascia la pelle untuosa, e profuma di mandorla, che io adoro la mandorla, veramente adoro la mandorla, veramente è troppo troppo bella, mi lascia la pelle asciutta, quindi non mi unge, profumata, morbida, e l'adoro tantissimo in questo periodo dell'anno in cui sono ancora un po' abbronzata, e questa qua mi idrata la pelle, non me la fa spellare, non me la fa screpolare, e mi fa durare l'abbronzatura anche più a lungo, ma se no veramente sempre, cioè io questa è una cosa che faccio sempre, perché mischi questi due o tre ingredienti, ti sei fatta sta cosa che va bene, la potete utilizzare sul corpo, sul viso, sulla pelle secca, la potete utilizzare anche dopo la depilazione, sulle gambe, veramente dappertutto, ma anche sul viso, perché comunque non unge la pelle, non me la lascia untuosa, si assorbe abbastanza bene grazie al gel d'aloe vera. Si può utilizzare anche sui capelli, perché voi la potete utilizzare sui capelli tipo come crema per lo styling dei capelli, e
anche la potete utilizzare, perché no, sulle unghie, sulle cuticole, sui piedi, sulle mani, ma veramente, cioè, a mille usi è fantastica. Quante volte ho detto fantastica? Però veramente l'adoro. Spero tanto tanto che vi piaccia. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e fatemi sentire, così faccio tante altre ricettine. Se la fate, fatemelo sapere con un commentino. E vi mando un bacio grande. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ciao.